Di cui tutta Italia ha parlato, la morte di quelle due ragazzine di 16 anni, Gaia e Camilla. Siamo tornati lì perché vogliamo ricordare quella tragedia, vogliamo dire che non si ripeta più, vogliamo vedere se è cambiato l'atteggiamento dei pedoni, l'atteggiamento degli automobilisti, se è cambiato qualcosa nella strada. Siamo in diretta lì con Mariella Anziano. Buongiorno Mariella. Buongiorno Rosario, hai detto giustamente, siamo qui ad un mese non solo per ricordare le due adolescenti morte su questa strada, ma anche per capire se ad un mese da quella tragedia sia cambiato qualcosa. Sulle pagine di alcuni quotidiani questa mattina la notizia campeggiava, ancora indisciplinati certi pedoni, ma non è solo così. Noi abbiamo anche controllato questa mattina il semaforo. Quanti secondi il semaforo resta verde? Sono 20 secondi. Lo abbiamo cronometrato insieme al presidente Stefano Simonelli, che è il presidente del 15° municipio. Buongiorno, anche oggi lei è qui, è costretto con noi in diretta. Presidente, che cosa è cambiato in un mese? Sui giornali stamattina dicevano i pedoni sono ancora indisciplinati, attraversano, però il semaforo c'è, funziona. Allora, dopo purtroppo il fatto tragico che ha coinvolto due adolescenti, Gaia e Camilla, noi ci siamo immediatamente mossi e abbiamo già preso contatto con gli uffici centrali e in via riservata stiamo facendo e programmando tutte quelle azioni, quegli incontri per dare la giusta attenzione a quest'area, che è un'area di grosso scorrimento, e verificare sia sull'esistente che su nuovi interventi come si possa migliorare la sicurezza e evitare, diciamo, che alcune persone utilizzino in maniera impropria la sede stradale. Abbiamo constatato anche noi in questi giorni che l'illuminazione in questo tratto è stata ripristinata, adesso si vede bene anche di sera. Sì, anche a me è giunta la notizia, certamente vanno verificate tutta una serie di aspetti in questa via e in tante altre vie che ci stanno nel municipio dove... Presidente, ricorrono. Infatti ci sono delle strade, quali altre strade in questo municipio un po' si prestano a correre? Diciamo, ne nomino una a nome delle altre anche, che è via Tuscia, dove spesso avvengono degli incidenti, e anche via Thieri, dove mi sono sbagliato, mi hanno corretto giustamente, dove, ma anche in via Tuscia corrono purtroppo, e dove ci sta proprio un tavolo sulla sicurezza proprio per via Thieri e cercare di trovare soluzioni che portino maggiore sicurezza proprio. Grazie, grazie Presidente. Io passerei al comandante del 15° gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale. Intanto voglio ricordare che lunedì 20 è iniziata la superperizia, i consulenti tecnici della Procura di Roma e di parte hanno visionato l'automobile presso il deposito di Settebagni per appunto per iniziare una perizia su tante variabili e tanti elementi di questo drammatico e tragico incidente. Comandante, come Polizia Locale di Roma Capitale, che tipo di controlli vengono fatti adesso in questo municipio e soprattutto in queste strade dove sono stato teatro di bruttissimi, tragici eventi? Sì, diciamo che i controlli sono stati intensificati perché già in precedenza venivano svolti e il Comando Generale ha disposto posti di controllo tramite le polizie locali dei gruppi, diciamo, coinvolti, che siamo noi, siamo Parioli, con il GIT che ci aiuta regolarmente, giornalmente, con il controllo degli autovelox. Quindi questa è l'attività prevalente che noi cerchiamo di fare a deterrenza dell'ordinario. Chiaramente l'ineluttabile sarà sempre un pochino difficile da controllare. Grazie comandante. Comandante Paolo Fedele, comandante del GIT, lei si occupa anche degli autovelox, soprattutto degli autovelox. Diamo anche dei numeri sulle multe e diciamo che insomma in questi giorni c'è stato il controllo anche con autovelox qui su Corso Francia. Certamente, anche questa mattina a 200 metri da qui abbiamo una postazione velox operativa. Praticamente tutti i giorni c'è una postazione o del gruppo Cassi o Parioli o del GIT, mattina, pomeriggio e anche la sera, soprattutto il venerdì e il sabato sera. Quante multe sono state fatte qui in questo municipio? Circa 3.000 sanzioni con l'autovelox, ma voglio dire che i controlli non attengono solo a questo, ma anche al telefonino, all'uso del telefonino alla guida e anche ai etilometri, circa 4.000 controlli con l'etilometro. Quindi siamo a 360 gradi, abbiamo incrementato e stiamo facendo il nostro meglio. Grazie, allora noi vi restituiamo la linea, tra poco saremo di nuovo qui.
Sì, a tra poco Mariella, noi andiamo a vedere in diretta da quel punto particolarmente monitorato della viabilità romana dopo la morte di Gaia Camilla un mese fa. Mariella. Sì, Rosario, eccoci di nuovo qui. Volevo ricordarvi che nel 2019 sono state 120 le vittime di incidenti stradali, anche pedoni, investiti solo a Roma. C'è un servizio che è stato attivato presso l'Università La Sapienza, la Facoltà di Psicologia. Noi abbiamo qui la professoressa Anna Maria Giannini dell'Università La Sapienza, docente di psicologia. Allora, c'è un lavoro poi per sostenere anche sia le vittime dirette e quelli che restano insomma feriti drammaticamente a seguito di incidenti, ma anche le vittime indirette, genitori, familiari. Assolutamente sì, questo tipo di tragedia è dirompente per le famiglie, è dirompente per chiunque ne venga colpito. Il servizio è attivato con la Fondazione ANIA, 800-893-510, il numero verde che si può chiamare H24. Uno psicologo si reca sul luogo e interviene per portare quel sostegno necessario che può condurre la persona ad un inizio di elaborazione di un'esperienza che cambierà la vita per sempre. Professoressa, anche i familiari delle due adolescenti drammaticamente e tragicamente vittime di questo episodio, insomma di un mese fa, si sono rivolte al vostro centro? Con i familiari si sono rivolti al centro e il sostegno che possono ricevere è un sostegno importante perché ci si sente veramente soli anche se si hanno le persone intorno, ma soprattutto un aiuto tecnico, psicologico può essere fondamentale per elementi di stabilizzazione, per un percorso che deve iniziare, ecco, un percorso veramente di estremo dolore. Grazie professoressa. Io tornerei a quella prima pagina del quotidiano Messaggero che diceva cioè, i controlli sono fatti, devono essere intensificati, però c'è una proposta da parte dei cittadini per un attraversamento pedonale in sicurezza. Parliamo anche oggi con Claudio Cafasso, direttore editoriale di Vigna Clara Blog. Buongiorno. Sì, c'è una proposta, tantissime famiglie del Fleming, soprattutto mamme, e fra queste una delle mamme delle due ragazze purtroppo tragicamente decedute, hanno chiesto una serie di provvedimenti fra i quali la realizzazione di un ponte pedonale, qui esattamente in questo punto dove è avvenuto l'incidente. Ora forse non sarebbe proprio questo il punto giusto, ma un ponte pedonale potrebbe aiutare tantissimo, perché questa è una grande, che se ne dica, è comunque una strada di grande scorrimento. Movimento anche veloce. Quindi. Anche veloce, soprattutto lo vediamo anche stamattina, nessuno rispetta i limiti della strada, i limiti delle velocità. E poi la proposta, un'altra molto interessante da fare, è che si pensa ai ragazzi, se vogliono prendere un motorino a 14 anni devono già fare dei corsi per prendere un patentino. Io dico che dovremmo fare dei corsi anche ai ragazzi pedoni, insegnare loro quali sono i pericoli. Non solo ai ragazzi, anche agli adulti. Anche gli adulti, certo, ma noi lasciamo i nostri figli che a 14 anni vanno a scuola da solo, attraversano questa strada e non sanno quali sono i pericoli della strada. Grazie, grazie Claudio. Io devo chiudere, una parola, ma vogliamo allungare almeno questi 20 secondi del semaforo, Presidente, ce la facciamo? Invece di 20 arriviamo a 30 secondi per l'attraversamento pedonale? Sarà sicuramente richiesto nel tavolo che stiamo per istituire sull'argomento, assolutamente sì. Grazie, grazie da Corso Francia e tutto a voi studio.